Più che una partita, è stato un monologo. Lo ha recitato Illicata, padrone assoluto del campo e del gioco per 90 minuti. Ai siciliani è mancato il conforto del gol, con il quale da tre domeniche la squadra di Papadopoulo sembra aver perso la confidenza di un tempo. Non è che Illicata non ci abbia provato, tutt'altro. Una clamorosa traversa al secondo minuto della ripresa beffata ad esempio Miranda e in tre occasioni Coach ha salvato il Barletta su perentorie conclusione dello scatenato Accardi e di La Rosa. Se un appunto si può muovere all'Icata, è casomai quello di non aver saputo dare maggiore incisività alla sua martellante e spumeggiante azione offensiva. Un limite che è stato rimarcato dalla strenua ed anche fortunata difesa del Barletta e che i tifosi rimproverano alla dirigenza accusata di non essere corsa ai ripari in sede di mercato. Il Barletta, costretto in trincea più che per propria scelta dalla schiacciante pressione avversaria, ha spesso vacillato, ma nell'assieme ha retto bene l'urto, subendo ben 17 calci d'angolo contro nessuno al suo attivo. E del resto, come avrebbe potuto guadagnarne qualcuno in 90 minuti ad indirizzare la palla verso Zangara? Per Beccalossi è stato così un pomeriggio di sofferenza. Non era la partita dove poteva offrire il meglio del suo repertorio. E difatti il Barletta, più che al suo fantasista, si è affidato ai gladiatori della difesa per fermare un Licata in crisi di risultati, ma non certamente di gioco.